Siamo tornati nuovamente in game, qui Italian Esports Association, io sono Urkukan, mia compagnia Gianluca, quest'oggi per il commento di questa finale del torneo in modalità Arconte per quanto riguarda l'HSDL Invitational 2016, un torneo che è stato ricco di colpi di scena finora. Abbiamo visto giocate molto interessanti, giocate che probabilmente passeranno alla storia per quanto riguarda i game dell'Arcon Mode, almeno per la community italiana. Siamo ovviamente soltanto agli esordi di questa modalità che speriamo continui in modo costante con il buon supporto della Blizzard, perché abbiamo visto veramente molto interessante vedere il gioco di due giocatori in contemporanea. Andiamo quindi alla presentazione nuovamente dei team, partendo dal Protoss che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore turchese per il team Kick in the Box. Stiamo parlando del duo Genesi Eggwing. Dall'altra parte invece, in basso a destra nella mappa, per Kick in the Box, per HSDL, scusate, troviamo in casa Irafunesta e Gnuffone. Il primo game è stato veramente giocato da manuale per quanto riguarda il duo HSTL, un uso dei Blink Stalker veramente incredibile, che ha regalato praticamente la vittoria al duo HSTL, anche se erano messi in seria difficoltà dalle giocate delle Phoenix, che insomma stavano dando continuo disturbo all'economia. In ogni caso, concentriamoci ora sul secondo game. Vi ricordo che è una best of three, quindi è il match point per gli HSDL, mentre per il Kick in the Box non possono più permettersi di perdere nessun game. Vediamo l'opening, credo Nexus First da parte di entrambi, se non ho visto male. Sì, Quindi, una scelta ragionevole dato le spawning eh sì. location, sono infatti spawnate le due coppie nelle posizioni rispettivamente più distanti possibili, quindi del tutto ragionevole Una una volontà di Nexus giocare First, sì. macro. E mi sembra anche che la build non sia differente, forse qualche differenza sul timing sul secondo gate e il centro cibernetico, ma poco importa perché siamo due gate e centro cibernetico appunto per entrambi i giocatori. Il numero di probe vantaggia gli HSDL 26 a 27 a 24 in questo istante. Vedremo un po' come procederà. Per il momento mi sembra tutto molto tranquillo. Andiamo a vedere lo scout che c'è stato per gli HSDL. Hanno visto più o meno tutta la build avversaria. Stessa cosa hanno fatto anche gli Kick in the Box. Quindi vedremo semplicemente come andranno a proseguire nel mid game, mentre vanno a prendere una Torex e Naga di HSDL. Questo potrebbe forse essere indice di una volontà di push nei primi Quindi minuti. vediamo entrambe le fazioni produrre i primi numeri di adepte, scelta che nel precedente game ha premiato la micro a quanto pare il migliore degli HSDL. Sì. Vedremo come orchestreranno questa volta le due coppie questa giocata. Intanto vediamo HSDL che si avvicinano con le proprie adepte in maniera molto progressiva, mentre per il duo Kick in the Box le adepte rimangono in base, sono addirittura quattro in questo momento. Eh sì, non essendoci ancora il Warp Gate ultimato per entrambi i giocatori, conta ovviamente lo spawn e premiano le unità che sono in base. In questo momento una traslazione delle adepte di HSDL va subito a cercare di fare danni, ma è pronta la reazione sul pilone per il sovraccarico fotonico. Vediamo un po' la traslazione come andrà in questo momento, se vanno di nuovo a utilizzarla, e quindi nessun danno in particolare al momento da parte del perse soltanto poche unità al momento, come dicevo, per entrambi i giocatori. Niente di che ancora da parte del Kick in the Box. Cercano a loro volta di fare dei danni con l'adepte, ma comunque non c'è un granché al momento. Le linee minerarie sono ben difese da Nucleo della Madre e persecutori, quindi Concilio del crepuscolo per entrambi, Blink per entrambi, ma vediamo Kick in the Box costruire anche un santuario scuro, una struttura che è un must a quanto pare delle loro giocate Protoss. Eh sì, tra l'altro, se non ci sono Stargate o Robo, di solito il Santuario Oscuro è
una buona alternativa per prendere il proprio avversario, o forge, insomma, per prendere il proprio avversario contropiede, non avendoci unità per rivelare, appunto, le unità occultate, i DT di solito fanno un'ottima figura. Vedremo comunque il blink degli HSDL, il blink stalker di HSDL è stato molto molto efficace nel primo game, vedremo nel secondo come si comporteranno. Per il momento mi sembra abbiano un buon numero di persecutori, infatti 8 per gli HSDL, soltanto 3 per i Kick in the Box, che Sì, perché potrebbe... comunque hanno adepte e zelotti, invece di puntare tutto su... Ah, hanno addirittura scelto di annullare la ricerca del blink e andare per la carica degli zelotti. Carica per gli zeloti è un po' un pelino rischioso, vabbè, insomma ci può stare, dipende un po' da come vogliono andare a ingaggiare. In ogni caso i DT vengono subito morfati in un arconte, quindi non vogliono utilizzare l'effetto sorpresa dei DT, ma la potenza comunque dell'arconte. Una scelta quella di optare per la carica che lascia l'esercito con molta meno mobilità. Eh sì. Infatti vedremo l'esercito HSDL che sta muovendo in questo momento è completamente composto da Blinkstalker e in questa mappa come vediamo potrebbero comodamente blinkare sopra la rampa, andare nella main base, nella base principale e farsi rincorrere da un lento esercito come quello dei Kick in the Box composto da Arconti, Zeloti, Immortali e Adepte. Intanto arrivano i Intanto arriva il Blinkstalker. gas. Subito cercano di fare danni. Ottimo l'utilizzo del poke dei persecutori degli HSDL. Forzano l'annullamento su un gate. Ancora sovraccarico fotonico. Ancora buono il poke da parte degli HSDL. Si unisce anche un Immortale. Ottimo l'utilizzo del ciclo degli Stalker. Force Field ben piazzato. Vanno ancora all'inseguimento, arriva un prisma dimensionale, anche un observer, blink aggressivo da parte di HSDL, il focus sull'adepte che stanno intanto ritirandosi mentre arriva un secondo arconte. Ora il numero di Blinkstalker si è fatto davvero importante, infatti gli HSDL molto sicuri di se stessi e Blink in avanti si portano a casa il primo immortale, un altro Blink in avanti aggressivo portano a casa anche il gruppo della My Mother, quindi non è un po' niente più Sovraccarico sovraccarico fotonico. fotonico. E intanto ancora un altro blink, si uniscono alla festa. Altri persecutori sembrano non voler cedere il passo, visto che hanno comunque portato a casa importanti unità avversarie. Forzano ancora gli ingaggi con il focus su gli zeloti. Ora arriva un altro nucleo della nave madre. Subito il sovraccarico fotonico, il focus sull'arconte. Poi si ritirano i persecutori degli HSDL. Il tutto con appena 400 APM per il duo. Ancora il focus. Sembrano decisamente in superiorità. Buono il ciclo degli Stalker. Vanno a cercare di punire gli immortali e gli zeloti che sono in prima linea, eliminandoli praticamente tutti. Ancora il focus sul nucleo della madre. Riescono a distruggerlo e passano con un blink sopra la rampa. Il focus sui piloni e stanno entrando nella base del Protoss. Dei Kick in the Box praticamente indisturbati. Ancora un altro blink, il focus su un altro immortale che è appena uscito dalla fabbrica robotica e vanno all'inseguimento esattamente come diceva il buon Gianluca. Perché non ti fa fuori la fabbrica robotica, ma non ce la fanno, se ne devono andare prima di perdere troppi stalker. Vediamo ora, blinkano di nuovo giù dalla rampa e prima che questa armata Protoss arrivi probabilmente il Nexus sarà caduto, infatti è così, ora se ne E cade il possono veramente Nexus, andare. niente da fare per il duo Kick in the Box, si mette molto male per loro. Vediamo l'incam già duramente provata, 1K per i Kick in the Box, 1.7 per gli HSDL che a questo punto si preparano per un'altra scorribanda nella base dei loro avversari. Vediamo il rally point per il blink e vanno tutti dentro i persecutori per andare subito al focus sui piloni e poi sulla forgia che intanto era in ricerca del più 2 di upgrade, distrutta la forgia e ora il focus sul centro cibernetico, perde subito gli scudi, arrivano la carica degli zeloti ma sono un numero veramente esiguo per fare dei danni, ma quando lo stesso a ritirarsi hanno portato importanti danni nella base dei propri avversari, arrivano i primi DT. Finalmente il primo utilizzo di DT che vediamo in questa partita costringono gli HSDL a
a fuggire momentaneamente. Blinka intelligentemente sopra la rampa dove i DT non possono colpire e porta su anche l'immortale grazie al War Prisma e sembra ritornare a casa. Ha fatto Eh sì, ah no. davvero un ottimo danno. Vediamo costruire cannoni fotonici, addirittura 7 cannoni fotonici per gli HSDL che sanno di essere in vantaggio, non vogliono commettere rischi, stanno costruendo il quarto Nexus piazzando cannoni fotonici contro eventuali Templari oscuri. Una partita davvero solida. Eh sì, gli Intanto li HSDL vediamo stanno. tornare, probabilmente blinkeranno ancora sopra la rampa. C'è un DT in attesa, ma dicevo, gli HSDL stanno dando una prova muscolare con il loro utilizzo di DT mentre del Blinkstalker, mentre il DT, come vediamo, sta punendo i persecutori. Questa scelta non è stata molto saggia, erano pronti i Kick in the Box per andare a difendersi nella loro base. Ancora sovraccarico fotonico, ancora DT in prima linea. Stanno perdendo molto in questo momento gli HSDL esponendosi all'attacco delle unità avversarie. Ci sono molti immortali in campo per i Kick in the Box. Si è perso molto, una difesa davvero molto molto migliore rispetto alle precedenti, ma ormai credo il game sia piuttosto Compromesso, compromesso, sì. basta guardare l'armata restante in base per gli HSDL, la quarta base completamente operativa, il fatto che nel terzo Nexus dei Kick in the Box stanno arrivando solamente ora i primi lavoratori, mentre dall'altra parte le patch minerarie sono quasi esaurite. Un vantaggio economico davvero nettissimo. Vedremo se con questa armata di 5 mortali, 6 arconti e qualche unità leggera riuscirà Dicevo, a fare il miracolo il duo Kick in the Box. Sembra avvicinarsi al momento cruciale della partita. Ingaggio principale, vedremo come le due coppie orchestreranno. Parte subito il time warp, scelta ottima data la lentezza dell'esercito Kick in the Box, che sceglie di entrare dall'altra parte. Ingaggio, avanti sembra non gli esserci niente da arconti e fare. gli immortali puniscono pesantemente, ma il fuoco di tre sovraccarichi fotonici dà un vantaggio incredibile agli HSDL, che infatti si aggiudicano il secondo game e sono i vincitori di questa modalità arconte per quanto riguarda ovviamente l'HSDL Invitational 2016. Vincono gli HSDL con Gnuffone e Ira Funesta.